pescato. 10. 9 e mezzo. Nel senso, quel mezzo glielo diamo se tutto finisce bene. Le esigenze che c'erano erano il centrale, ovviamente sostituire Fiammozzi, l'abbiamo fatto molto molto bene, e in più è arrivata anche la sorpresa, tra virgolette, di Pasquato, che comunque mi rende felice, perché è un giocatore di valore, un giocatore che ci può dare qualcosa. Certo, lì davanti siamo parecchi adesso, però è un problema loro, non è un problema, è un vantaggio, nel senso che c'è tanta concorrenza, sono tutti bravi, i ragazzi sanno che io le mie scelte, le mie valutazioni non sono mai condizionate da nessun tipo di fattore, e quindi chi merita gioca. No, noi abbiamo temporeggiato perché volevamo Coda, l'esatto contrario, cioè nel senso che il suo problema non era scendere in B, voleva essere sicuro che i giochi per lui magari in Serie A non fossero chiusi. L'ho detto anche a Andrea Coda, ho detto: se io avessi avuto bisogno di un giocatore che per forza mi avrebbe dovuto fare 20 presenze, cioè tutte quelle che rimanevano, non avrei preso lui, perché non possiamo avere la certezza del suo stato di forma dopo che ha giocato poco negli ultimi anni, ha avuto qualche problema. Io avevo bisogno di un quarto, cioè io quello che vi ho detto è sempre stata la verità, io avevo bisogno di un quarto numerico, un giocatore affidabile, un giocatore di esperienza per caratteristiche, quello che ci serviva. Io ho firmato un contratto di 2 anni perché volevo un progetto, non volevo una cosa così. Quindi 2 anni di contratto vuol dire fare un progetto di 2 anni minimo. E l'obiettivo mio, l'obiettivo personale mio è quello di provare ad andare in Serie A. Il secondo obiettivo, la mia priorità è quella di avere, ma come tutti gli allenatori, delle garanzie. Queste garanzie sono nella mia testa, cioè nel senso, per me sarebbe difficilissimo portare una squadra in Serie A, trovarsi in Serie A e cambiare 11 undicesimi di squadra. A me piacerebbe portare un gruppo di giocatori, che poi sia in Serie A o in Serie B, indifferente, ma un gruppo di giocatori. E quindi capite che è molto più facile, che se si dovesse centrare un obiettivo importante, è molto più facile mantenere un gruppo.